E bisogna partire ovviamente dalla campagna elettorale, dove Michele Vignola, l'attuale sindaco, aveva annunciato a più riprese e aveva portato in campagna elettorale il presidente De Luca, facendo quindi capire che c'era un asse tra Solofra e la regione Campania, tra Solofra e il presidente della regione Campania. Più che l'inaugurazione di una farmacia, De Luca non è stato capace con interventi mirati nel territorio Solofra. Ma non è una colpa che si dà a De Luca, ma è una colpa che si dà a questa attuale amministrazione e all'attuale sindaco, il quale una mattina dice che in effetti bisogna scrivere e quindi bisogna sollecitare il presidente della regione, e per l'inaugurazione di una farmacia lo fa scomodare e lo porta qui a Solofra. Visto che in effetti ci sono questi sversamenti abusivi ed è difficile riuscire a capire chi sversa abusivamente nel vallone, il primo concetto fondamentale sarebbe quello di risanare il letto del fiume e di renderlo fruibile con una passeggiata che costeggia il torrente della Solofrana fino ad arrivare a valle. E questo è già un progetto operativo. Poi di task force, di telecamere, Camere, ne abbiamo già sentito parlare prima della campagna elettorale, durante la campagna elettorale, e crede che sia il solito concetto dei 100 giorni del cambio di destinazione d'uso, ovvero tante chiacchiere e pochi fatti. Bisogna agire con dei progetti mirati. Avevamo proposto nella vecchia amministrazione delle guardie ambientali. Oltre alle guardie ambientali è ovvio ed importante apporre delle telecamere, quindi una videosorveglianza permanente. Non ha un costo eccessivo, si possono anche affittare e quindi fare un progetto a lungo termine e quindi essere operativi ed attenti nel concetto di controllo. E bisogna rendere operative le poche forze che abbiamo sul territorio.